Dei solidi amorfi, vi vorrei, diciamo, giusto fare una puntatina a parlarvi di un fenomeno che spesso i solidi presentano. Questo fenomeno si chiama polimorfismo, è una parola di derivazione greca che si viene da polius, che vuol dire volto, volti, quindi al plurale, morfos vuol dire forma. Il polimorfismo, diciamo, è quel fenomeno per effetto del quale uno stesso composto chimico, una stessa sostanza chimica, può cristallizzare in diverse modificazioni cristalline. Va bene? Un esempio di polimorfismo, ad esempio, sta nel ferro. Quando, per esempio, vi ho mostrato quel ferro alfa e quel ferro gamma, proprio questo sta per dire. Sta per dire praticamente che esistono due diversi, anzi addirittura ne esistono tre tipi diversi di ferro. Per adesso in questa sede fermiamoci soltanto al ferro alfa e al ferro gamma. Cioè il ferro alfa è un ferro cubico a corpo centrato, il ferro gamma è un ferro cubico a facce centrato. Chiaro? Qual è il motivo per il quale queste forme cristalline si possono trasformare l'una nell'altra? Dunque, diciamo che ci sono degli intervalli di temperatura in cui è stabile una forma o cui è stabile un'altra forma, e diciamo i motivi per cui è stabile una forma ed è stabile un'altra forma sono sempre gli stessi: minore energia o maggiore disordine, quindi cose di questo genere qui. E scusate ragazzi, ho quasi finito, mi fate finire? Vabbè. Dunque, quindi il ferro presenta questo tipo, diciamo così, di polimorfismo, ferro alfa, ferro gamma. Diciamo che ci sono anche altri tipi di polimorfismo, un po' più complicati, tipo quello là che vi volevo andare a presentare oggi, del carbonio, che può essere presente sotto forma di diamante o sotto forma di grafite. Dunque, io domani vi farò vedere qual è la struttura del diamante e qual è la struttura della grafite. Diciamo, il punto su cui vorrei andare a richiamare la vostra attenzione è che esistono in effetti due tipi diversi di polimorfismo: quello là tipo del ferro e quello là tipo del carbonio, che può dare origine al diamante e alla grafite. Dove sta la differenza? La differenza sta nel fatto che le trasformazioni polimorfe per il ferro, ferro alfa, ferro gamma e ferro gamma, ferro alfa, sono delle trasformazioni che avvengono con molta facilità e in maniera perfettamente reversibile alla temperatura alla quale è previsto che avvengano. Invece le trasformazioni grafite-diamante o diamante-grafite avvengono con grossa difficoltà e solo, diciamo così, prendendo degli accorgimenti particolari. La differenza qual è? La differenza è che il polimorfismo del ferro evolve attraverso delle trasformazioni molto semplici che sono chiamate trasformazioni di spostamento. Che significa trasformazioni di spostamento? Vuol dire che una forma cristallina si trasforma nell'altra solo per effetto di lievi spostamenti o rotazioni degli atomi. Ma non si spezzano dei legami primari che esistono tra questi atomi. Invece nel polimorfismo del carbonio, quindi la trasformazione diamante-grafite o grafite-diamante, si devono spezzare dei legami primari, nella fattispecie dei legami covalenti puri, cioè i legami più forti che esistono, e si devono andare a formare altri legami covalenti puri. Per cui sono delle trasformazioni molto 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 più complicate. Le prime trasformazioni, vi ho detto, quello ferro alfa, ferro gamma, che avvengono per semplici spostamenti o rotazioni di atomi, si chiamano trasformazioni di spostamento. Il secondo tipo di trasformazioni, quelle là che riguardano ad esempio il carbonio, si chiamano trasformazioni ricostruttive. Va bene? Allora, io adesso vi posso mostrare com'è facile che avvenga la trasformazione di spostamento per il ferro, ferro alfa, ferro gamma, cioè da cubico a facce centrate a cubico a corpo centrato e viceversa.
Poi, per quanto riguarda le trasformazioni ricostruttive, la grossa difficoltà che insita nelle trasformazioni ricostruttive tipo carbonio diamante, carbonio grafite e viceversa è chiaramente connessa al fatto che si devono andare a spezzare dei legami covalenti e andare a riformare degli altri legami covalenti. Su questo punto non posso essere più chiaro a questo punto del corso, perché, diciamo così, ho bisogno dei concetti di cinetica chimica e di equilibrio chimico che non ho ancora presentato. Invito però qualcuno di voi, dopo che io abbia fatto la cinetica chimica e dopo che io abbia fatto l'equilibrio chimico, a dire: guarda, caro Michele, tu ci avevi detto che quando avevi fatto la cinetica e l'equilibrio ci avresti spiegato come mai è complicato andare a trasformare la grafite in diamante, il diamante in grafite e viceversa. Adesso mo c'hai la possibilità e ce lo puoi spiegare. Allora, a quel punto là, ricordatemelo voi a me, perché potrebbe essere che io me ne dimentico. Se qualcuno di voi se me lo ricorda è meglio, e io gli spiegherò questo fatto. A questo punto del corso io vi posso semplicemente mostrare come è semplice che si trasformi il ferro gamma cubico a facce centrate nel ferro alfa cubico a corpo centrato. Per raggiungere questo obiettivo, guardate il disegnino che ho fatto con la lavagna. Ecco, io sono andato a disegnare due cubi a facce centrate affiancate gli uni agli altri. Vedete, ci sono particelle ai vertici dei due cubi e ai centri di ogni faccia, va bene? Poi ci sono due cubi a facce centrate. Adesso guardate un po', io vado a disegnare in azzurro questa particella che è al centro della faccia superiore del cubo di destra e questa particella che è al centro della faccia superiore del cubo di sinistra, va bene? Altrettanto faccio con le particelle che si trovano al centro della faccia inferiore e al centro delle facce inferiori, sia di destra che di sinistra. Poi vado sempre a disegnare in azzurro, vedete, queste particelle che sono a comune dei due cubi. Va bene? Poi vado ad unire con dei tratti in azzurro la particella che è al centro della faccia superiore con la particella che è al centro della faccia inferiore, sia per il cubo di destra sia per il cubo di sinistra. Poi unisco la particella che è al centro della faccia superiore con dei tratti, con dei segmenti che lo uniscono ai due atomi che sono in comune, sia per la faccia di destra, sia per il cubo di destra, sia per il cubo di sinistra. Faccio altrettanto per le facce inferiori. Unisco praticamente con dei segmenti la particella che è al centro della faccia inferiore, di destra e di sinistra, con i due atomi che sono a comune. Guardate un pochettino che cosa è uscito fuori. È uscito praticamente una figura geometrica, quella là che io disegno in azzurro, guardate qui, vedete? Che si chiama prisma tetragonale. Un prisma tetragonale che cosa sarebbe? Sarebbe un parallelepipedo che ha una faccia quadrata. La faccia quadrata vi è data praticamente, vedete, dalla metà della diagonale. E questo è un prisma tetragonale a corpo centrato. Ci sarà una particella al centro di questo prisma tetragonale che sarà quella che originariamente si trovava sulla faccia che era in comune tra i due cubi. Adesso provate un pochettino a schiacciare con due dita questo prisma tetragonale, metteteci il medio sulla faccia superiore e il pollice sulla faccia inferiore, schiacciatelo. Che cosa succede? Schiacciando che succede? Succede che questo lato qui diventa più corto e questi lati qui diventano un pochettino più lunghi. In cosa si trasforma? Accorciando un poco questo e allargando un poco questo qui. Dunque questa particella qui sarebbe questa. Questa particella qui sarebbe questa, 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 questa particella qui sarebbe questa.
questa particella qui dietro sarebbe questa, e questa particella qui dietro sarebbe questa, questa particella che sta qui in mezzo al cubo. Che figura che reticolo cristallino è questo? È cubico a corpo centrale. Cioè, in poche parole, tramite un lieve schiacciamento di questo prisma tetragonale abbiamo trasformato il cubico a facce centrate in un cubico a corpo centrato. Questo vi spiega come queste trasformazioni avvengano con grande semplicità. Va bene? Adesso due parole per terminare l'argomento. I solidi amorfi, vi ho detto, sono di due tipi. I vetri inorganici e i vetri organici. Vetro è, diciamo così, un sinonimo di amorfo. I vetri sono caratterizzati dal disordine strutturale tipico dei liquidi, ma dalla proprietà meccanica, capacità di sopportare gli sforzi di taglio connessi al proprio stesso peso, tipico dei solidi. Diciamo, nei vetri inorganici è sempre presente la silice. Dunque, praticamente, io, ecco, anche qui avevo bisogno di presentarvi, diciamo così, una diapositiva che purtroppo non vi posso presentare, ve la presento domani. Comunque, diciamo, possiamo parlare a voce, domani ve la faccio vedere. Nella silice noi che cosa abbiamo? La silice ha formula SiO2 ed è un tipico solido covalente, perché le particelle, gli atomi, sono tenuti insieme da dei legami covalenti polari tra silicio e ossigeno. E diciamo il silicio è isoelettronico col carbonio, per cui presenta un'ibridazione di tipo sp3 anche il silicio. Quindi la geometria in cui andrà a cristallizzare la silice sarà di tipo tetraedrico, con un atomo di silicio al centro del tetraedro, quattro atomi di ossigeno che si trovano ai vertici di un tetraedro e i quattro atomi di ossigeno che fungono da ponte fra due atomi di silicio. Cioè è come se fosse la struttura del diamante. Solo, diciamo così, ogni atomo di silicio ce ne sono due di ossigeno. Quindi è una struttura altamente complicata. Bene? Allora, se voi questo solido lo fondete, quando voi lo fondete, lo portate alla temperatura di fusione che per la silice ricordo essere 1707 gradi, quindi lo portate a temperatura superiore a 1707, praticamente avete che, essendo questo un legame covalente polare, si formano degli ioni S6 più 4 e degli ioni O-2 che sono liberi di muoversi. Per cui la struttura viene distrutta e avete il disordine strutturale tipico di un liquido. Quando voi questo solido fuso lo andate a abbassare la temperatura, voi che cosa avete? Avrete che dovrebbe risolidificarvi e darvi origine un'altra volta alla silice cristallina. Invece che cosa succede? Succede praticamente che questo fuso che si è ottenuto dalla fusione della silice cristallina è un fuso molto viscoso. E in questo solido, in questo fuso molto viscoso, gli ioni Si4 e gli ioni O2- hanno una sempre crescente difficoltà a muoversi. Maggiore la viscosità, maggiore la difficoltà che hanno questi ioni a muoversi. Adesso, quando noi abbiamo fuso la silice, l'abbiamo fatta diventare una silice liquida, abbiamo distrutto l'ordine cristallino della silice. Questa silice fusa, una volta che noi la andiamo a raffreddare e ci portiamo verso la temperatura di solidificazione della silice, la viscosità aumenta mano a mano che diminuisce la temperatura. Quindi i movimenti degli ioni silicio Si+4 e degli ioni ossido O-2 sono sempre più complicati. Diciamo che a un certo punto la viscosità di questo fuso sarà diventata talmente elevata che questi ioni non si riescono più a muovere. Continuando a diminuire la temperatura, che cosa succede? Succede praticamente che, arrivati alla temperatura di solidificazione, questo materiale assume la rigidità tipica dei solidi, ma l'ordine cristallino originario della silice non si è un'altra volta riprodotto. Cioè, in poche parole, è come se gli ioni restano congelati nella situazione in cui si trovano, nella situazione disordinata in cui si trovano.
Vi dirò di più. Il grado di disordine del vetro che si ottiene è variabile ed è tanto più disordinato il vetro che si ottiene quanto più veloce è il raffreddamento. E il vetro è tanto meno disordinato, cioè tanto più vicino al solido cristallino, quanto più lento è il raffreddamento. Questo perché? Perché praticamente quando il raffreddamento è molto lento, io è come se gli dessi molto tempo alle particelle per potersi spostare in questo fuso che è diventato oramai molto molto viscoso, per assumere una posizione più ordinata. Se io invece le raffreddo di colpo, dallo stato liquido allo stato solido, io le congelo nella posizione in cui si trovano e ho un vetro altissimamente disordinato. Adesso, ragazzi, tutti i vetri inorganici sono tutti praticamente dei derivati della silice, cioè il capostipite dei vetri inorganici è la silice. Poi tutti quanti gli altri vetri inorganici sono silice assieme a qualche altra cosa che dà origine a questi vetri. Adesso direte voi, ma tu mo stai facendo una capa tanto con questi vetri, insomma, ma perché questi vetri sono importanti? I vetri sono molto importanti perché ai vetri corrispondono delle proprietà che i solidi cristallini non hanno. In particolare, quale proprietà hanno i vetri che i solidi cristallini non hanno? La proprietà di avere un elevato indice di rifrazione. Vedete voi, io che me ne faccio di questo indice di rifrazione? È una cosa importante questo indice di rifrazione? Sì. Perché? Perché praticamente un vetro è trasparente perché il suo indice di rifrazione è molto elevato. L'omologo cristallino del vetro, se noi abbiamo una silice cristallina, la silice cristallina assolutamente non è trasparente, è chiaro? La differenza dove, qual è? È che il disordine strutturale tipico dei liquidi dà ai solidi amorfi la proprietà dell'elevato indice di rifrazione, alias vuol dire trasparente, chiaro? Quindi questa è una cosa molto molto importante. Adesso vi ripeto, noi materiali in questo corso non ne faremo, però queste cose che vi sto dicendo sullo stato solido sono degli ultimi spunti per affrontare in maniera più consapevole lo studio dei materiali allo stato solido. Per esempio le cosette che vi ho detto, diciamo così, sul ferro, quando farete il corso di metallurgia e metallografia col professore Jacoviello, vi potranno essere utili. Cioè, cercate di farmi fare bella figura con il professore Jacoviello, così dice, ah, questo Fanzini già gliel'ha detto, così già professori, i ragazzi capiscono più facilmente le cose che gli dico io. Quindi, diciamo così, se anche non vi interessassero per questo esame qui, tanto, gli studenti, io lo so come preparano gli esami, diciamo, questo è il seguire, o tagliamo questo, tanto, non importa, io già superato l'esame. Queste cose fatele lo stesso, vi torneranno utili in altri esami. Cioè, non tagliate questa parte qui. Chiaro? Ah. Un'altra cosetta vi volevo dire, i vetri organici. Che vuol dire vetri organici? Adesso vi ho detto la divisione chimica organica, chimica inorganica, è una divisione che non ha senso, insensata, sbagliata, perché era basata su un presupposto erroneo. Il presupposto erroneo era che la chimica organica era la chimica degli esseri viventi, di natura vegetale o di natura animale. E che quindi una volta si presumeva che per sintetizzare i composti di chimica organica c'era bisogno di una vis vitalis, che praticamente nei regni non animale, non vegetale, non si trovava. Poi si è visto praticamente che questa era una stupidaggine, perché la vis vitalis che cos'era? Non erano altro che gli enzimi. Gli enzimi sono dei catalizzatori biologici. Più avanti studieremo che cos'è un catalizzatore, cioè un qualcosa che ti fa avvenire una reazione, che permette a una reazione di avvenire, però lo vedremo più avanti, studieremo bene che cos'è un catalizzatore. Quindi è un presupposto erroneo, però è rimasta questa differenza, cioè si parla di chimica organica, di chimica inorganica, di vetri organici, di vetri inorganici. I vetri organici quali sono? Sono i derivati praticamente del carbonio, cioè i polimeri. I polimeri, vi ho detto come si ottengono, vi ho fatto vedere più o meno quando abbiamo parlato delle reazioni di polimerizzazione. Vi ho mostrato la reazione di polimerizzazione dell'etilene. Vi ricordo, la faccio rivedere un momento, la reazione di polimerizzazione dell'etilene. Avevamo, se noi pigliavamo due molecole di etilene,
andando a irradiare l'etilene con luce di opportuna frequenza, radiazione ultravioletta, si spezza il doppio legame e io ottengo due tromboni di molecola. Ragazzi, 2 o 3 minuti ancora di pazienza e poi ho finito. La cattiva figura col professore Iacovillo incombe, il professor Iacovillo ci guarda. Chiaro? Il severo occhio del professor Iacovillo ci sta seguendo, anzi vi sta seguendo, tocca a me, bomba, niente. Ah, siamo pure in buoni rapporti, siamo amici, siamo qui in più. Allora, si saldano questi monconi e otteniamo questa catena. Adesso io ho disegnato soltanto 4 atomi, ma ne devo segnare 4 miliardi di questi atomi, uno appresso all'altro, perché queste catene vi ho detto che sono lunghissime. Adesso, avendo delle molecole, che non sono delle molecole, sono delle macromolecole, queste macromolecole non si possono andare a sistemare ordinatamente nello spazio. Poi queste qua che sembrano la lavagna scritte così lineari, non sono lineari, sono quelle là che con terminologia matematica sono delle curve sghembe o delle curve gobbe, cioè delle curve che stanno nello spazio, perché ognuno di questi atomi qui ha geometria tetraedrica. Quindi praticamente questo è un tetraedro, tutti i tetraedri, qui è una spezzata che va nello spazio. Per cui praticamente queste molecole che cosa fanno? Si aggrovigliano fra di loro a mo' di piatto di spaghetti. Diciamo che spesso il modello che viene utilizzato per andare a descrivere queste strutture polimeriche è quello del piatto di spaghetti. Quindi ovviamente questi solidi, diciamo così, amorfi di natura organica, sono ovviamente non cristallini, sono amorfi. Poi chiaramente ci sono tutta una serie di fattori che possono aumentare il grado di cristallinità del materiale polimerico, e variando il grado di cristallinità del materiale polimerico variano grandissimamente le proprietà del materiale polimerico. Diciamo che il materiale polimerico in teoria ha una vita infinita, perché praticamente tutti gli agenti atmosferici al materiale polimerico gli fanno un baffo, non gli fanno niente, non è stabilissimo chimicamente parlando, è chiaro? Mentre che ne so, il materiale metallico attaccato dall'ossigeno dell'aria si ossida, si arrugginisce, si trasforma in qualche cosa, il materiale polimerico è stabilissimo. Il materiale polimerico da che cosa viene fregato? Viene fregato dal fatto che inizialmente è amorfo molto spesso, quindi ha certe caratteristiche, è gommoso, è flessibile, è deformabile. Quando invece è esposto a sbalzi di calore e soprattutto alle radiazioni ultraviolette del sole, si trasforma nel suo omologo più cristallino, e quando diventa cristallino che cosa fa? Diventa duro e fragile. Cioè quando voi dite questa gomma si è fatta vecchia, si è ingottata, da che era una bella cosa che era bella, morbida, flessibile, si piegava, poi diventa dura, poi provate a piegarla e si spezza, si sbriciola in mano. Cosa è successo? Si è verificato un processo di parziale cristallizzazione per effetto dell'esposizione alle radiazioni ultraviolette del sole. Per cui, vi ripeto, anche in quel fatto là, anche nei vetri organici, il fatto che questi vetri appunto abbiano una struttura amorfa, gli, diciamo così, impartisce delle particolari proprietà tecnologiche che sono di grande interesse. Adesso io non ho la possibilità di dilungarmi ulteriormente, perché vi ripeto, non abbiamo la possibilità di fare materiali solidi, faremo solo combustibili e acqua, però vi ho cominciato a dare qualche spunto che vi ripeto un domani.